Buongiorno a tutti, non mi presento perché potete vedere dal mio profilo sul sito. Facciamo una piccola introduzione molto breve del Vangelo di Matteo, soprattutto le modalità operative, come intendiamo affrontare il Vangelo. Il Vangelo di Matteo, secondo la tradizione, è stato redatto da Matteo Levi, che Gesù incontra lungo il mare di Galilea. Possiamo vedere Matteo 9:9, dice: andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Può darsi che sia un tratto autobiografico dove il redattore, in questo caso pensiamo Matteo, non ha voluto mettere la sua firma in modo esplicito per la redazione del Vangelo, però ricorda un tratto autobiografico. C'è questo sguardo di Gesù che probabilmente lui
percepito e lo racconta. Ecco, la sua chiamata avviene dopo quella degli altri quattro discepoli. Ed era una chiamata un po' inusuale, perché se noi pensiamo a Matteo Levi come il redattore del Vangelo, del primo Vangelo, dobbiamo sapere che essendo un pubblicano, cioè un funzionario che raccoglieva le tasse da parte per conto dei romani, era un soggetto piuttosto inviso alla popolazione, perché la terra di Israele era sotto occupazione. Ecco, quindi Gesù chiama una persona che, diciamo così, aveva un passato un po' fuori dal comune, se non burrascoso, ecco, un funzionario romano. Si sapeva che i pubblicani anche spesso facevano la cresta sulle tasse ricevute per incassare di più, insomma, spesso rubavano. Si vede questo nell'episodio di Zaccheo. E quindi abbiamo detto che potrebbe essere ipoteticamente un tratto autobiografico, come fa d'altra parte anche l'Evangelista Marco. Anch'egli non mette direttamente la firma sul suo Vangelo, però racconta un episodio abbastanza singolare che molti critici pensano autobiografico. Marco 14, 51, un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. Siamo nel giardino del Getsemani, quando Gesù viene arrestato e tutti i discepoli fuggono. E questo giovane era rivestito solo di un lenzuolo e sta per essere preso, ma quando lo fermano lascia il lenzuolo e fugge via nudo. Ecco, una cosa abbastanza singolare, un particolare che si poteva anche evitare di scrivere, però certamente proprio per questo sembra un tratto autobiografico. Ecco, quindi abbiamo visto due tratti autobiografici, uno di Matteo Levi, al capitolo 9, versetto 9, e quello di Marco al capitolo 14, versetti 51-52. Ecco, il Vangelo di Matteo è un Vangelo che ha dei semitismi, cioè sappiamo che i Vangeli sono stati scritti tutti in greco, che era la lingua corrente nell'impero romano, oltre al latino c'era soprattutto il greco, era un po' come l'inglese oggi, una lingua molto diffusa che capivano in tanti, se non tutti, in tanti. Però questo greco alle volte riferisce delle frasi idiomatiche che vengono dall'aramaico, cioè dalla lingua parlata da Gesù e dai suoi discepoli. Un aramaico palestinese, un dialetto, perché l'ebraico tradizionale, quello biblico, non si parlava più da molti secoli dopo l'esilio in Babilonia. Ecco, dopo i 70 anni d'esilio in Babilonia, gli ebrei perdono la loro lingua, perché 70 anni sono circa tre generazioni, e tornano in patria parlando un dialetto aramaico. Ecco, e la redazione del Vangelo
si discute tantissimo, cioè la data di redazione dei Vangeli è molto discussa, c'è chi dice in periodo molto tardo, c'è chi pensa alla redazione in un periodo più prossimo all'anno 30-33 della morte di Gesù, ma indubbiamente il fatto che i Vangeli sono stati pubblicati nella lingua greca, questo vuol dire che perlomeno erano passati un po' di anni da quando la comunità cristiana risiedeva a Gerusalemme e poi si spostò, i primi discepoli, i primi apostoli si spostano e cominciano ad annunciare il Vangelo soprattutto nell'Asia Minore e poi fino a Roma. Ecco, quindi è possibile che si arrivi al 50 o 60 dopo Cristo come redazione, come dicono alcuni studiosi. Ecco, indubbiamente si tratta di testimoni oculari. Ecco, quei tempi non c'era una trasmissione delle notizie così veloce come c'era oggi, e quindi per raccontare tutta la vita di Gesù era necessario che chi la raccontava o l'aveva imparata da qualcuno, come si pensa Luca e Marco da Pietro e Luca da Paolo, però certamente ecco, ci dovevano essere dei testimoni oculari che erano stati con lui fin dalla Galilea e che quindi hanno potuto raccontare tutta la vita di Gesù. Se no, nei vari paesi e città dove Gesù si spostava rimanevano solo i detti di Gesù in quel determinato luogo e non tutta la sua vita, ecco, non c'erano i film, non c'era la stampa, e quindi si trasmetteva tutto a voce, e la redazione di un libro era una cosa estremamente seria, perché si scriveva senza poter cancellare su un papiro o su una pergamena, ecco, quindi redigere un libro intero, un Vangelo in lingua greca era un'impresa, ecco, non è come scrivere oggi col computer, eccetera. E quindi dicevo che la redazione sicuramente è prima del 70 d.C., quindi quando erano ancora vivi i testimoni oculari. Perché dico questo? Perché nel 70 d.C. c'è stata l'occupazione romana della Palestina, dove viene distrutto il Tempio e praticamente il giudaismo in Israele, in Terra Santa, scompare, perché il popolo viene disperso nella diaspora. E questo fatto, che ha cambiato completamente la vita degli ebrei e che non avevano più il tempio, non avevano più la terra, era un fatto talmente enorme nella storia del popolo giudaico che se gli Atti degli Apostoli o le lettere di Paolo fossero state redatte dopo il 70 d.C., indubbiamente era un evento che sarebbe stato ricordato. Invece probabilmente, siccome non è mai ricordato nel corpo delle scritture del Nuovo Testamento, probabilmente i Vangeli, le lettere e anche forse l'Apocalisse sono state redatte prima del 70, cioè quando erano ancora in vita i testimoni oculari, perché Gesù è morto nel 33 d.C. e arrivare all'anno 70 ci sono 37 anni. Ecco, quindi erano testimoni oculari, ce n'erano sicuramente molti. E questo ci fa anche capire perché sono stati scartati i Vangeli apocrifi
E invece sono stati scelti questi quattro come canonici e che sono stati trasmessi poi dalla Chiesa Apostolica e poi successivamente da tutte le chiese. Il punto era quello, ecco, se qualcuno avesse scritto qualcosa di non vero su Gesù, su un Vangelo, i testimoni oculari erano una garanzia. Ecco, quindi tanti altri racconti su Gesù, probabilmente più tardi, sono stati scartati e sono rimasti i quattro Vangeli. Il piano del lavoro, ecco, io non faccio proprio un'introduzione perché volevo farla, ma ho pensato che è meglio partire con la lettura giorno per giorno per poi tirare le conclusioni alla fine, perché ogni volta che si legge il Vangelo si scoprono sempre tante cose. Indubbiamente si farà un po' di esegesi delle pericope. Le pericope sono i passaggi successivi, cioè il Vangelo viene diviso in tanti settori e se ne medita ognuno, se ne medita uno giorno per giorno. Finito il lavoro, forse si potrà dire qualcosa di nuovo, perché i Vangeli hanno sempre delle sorprese, anche se li si è letti tante volte, sono sempre nuovi e emergono sempre dei dati che non si erano compresi, non erano stati percepiti la volta precedente. Ci sarà quindi un po' di esegesi, un po' di spiegazione del testo. Faremo riferimento alle traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana. Per motivi tecnici, io come sfondo, come regola, prenderò la più vecchia, non la nuova. Però il lavoro di traduzione verrà fatto su un testo critico in lingua originale, cioè in greco. Ecco. Quindi seguiremo il greco e qualche volta ci sarà qualche emendamento nella traduzione della Conferenza Episcopale del 1971, non quella del 2008, che la terremo d'occhio. E per i punti più controversi guarderemo anche le altre versioni più importanti però il riferimento è sempre al testo originale, ecco, che farò un lavoro previo io di tradurlo dal greco, ecco, senza tradurre tutto, dando per buona la CEI del 71, e daremo molta importanza al significato delle parole, perché tante volte ci sono delle frasi idiomatiche che il greco classico non contiene nella lingua greca, e che però vengono riportate dai redattori che parlavano aramaico e spesso usano delle espressioni che provengono o dall'aramaico o addirittura dall'ebraico biblico. Quindi ci sarà una grossa attenzione, io farò una scheda con la traduzione e le note saranno quasi tutte di carattere filologico. Adesso proviamo a vedere un testo critico, il testo critico che io intendo studiare e tradurre. Ecco, voi vedete una pagina del Vangelo secondo Matteo, quella
Qui a sinistra c'è il greco e a destra c'è una traduzione latina neovulgata, si chiama, che è un calco del greco. Quindi anche questa traduzione, che è fatta molto bene in latino, però dal greco, calco del greco, ci aiuterà a tradurre bene e guardare il significato delle parole in modo più preciso, in modo più profondo. Tante volte ci sono delle parole che sono dei file che bisogna aprire, bisogna fare una parentesi e spiegare bene cosa vogliono dire, perché il Vangelo e la Sacra Scrittura in generale è fatta così. Ecco, la grande difficoltà di accostarsi alla Bibbia, che tutti dicono difficile, è proprio per le frasi idiomatiche, le parole chiave. È un po' come quando si va a vedere una partita di pallacanestro, si deve imparare che cos'è un tiro da tre, che cos'è un fallo laterale, che cos'è la difesa zona, eccetera. Si devono imparare tante cose tecniche per poter gustare la partita, se no non la si gusta. La Bibbia, in un certo senso, non è così. Bisogna imparare molte più cose, perché nella Bibbia c'è tutto, dalla spiritualità alla teologia, eccetera. E però certi argomenti decisivi bisogna saperli, se no la Bibbia non la si capisce. Ecco, quindi una grande attenzione alle parole, ai dialoghi di Gesù, alle sue risposte, eccetera. Ecco, voi qui vedete un testo critico. Che cos'è un testo critico? Siccome noi abbiamo molti manoscritti dei Vangeli, sono centinaia, scritti in papiro, ma anche in pergamena, e sono quasi uguali, ecco, il contenuto è sempre quello, però spesso ci sono delle varianti. Sono delle varianti dove l'amanuense, cioè lo scriba, se inciampava in qualche frase, in qualche parola, non la capiva, alle volte tentava di rimediare e cambiava un po'. Ecco, in questi casi, qui sotto, vedete, c'è il testo critico, dove queste sigle ai vari versetti, vedete qua il versetto 40, 43, 44, eccetera, dove il testo critico ti fa vedere la variante, le differenze. Noi però daremo per buono il lavoro degli studiosi e seguiremo questo testo qui, il testo che le commissioni, ecco, che discutevano su quale manoscritto ci fosse una probabile aderenza al testo originale, e allora discutevano e alla fine con una votazione si metteva il testo preferito nella pagina e gli altri venivano solo segnalati nell'apparato. Questo in fondo si chiama l'apparato. Questi sono gli strumenti che useremo. Ecco, per quanto riguarda i manoscritti, ce ne sono tantissimi e qui ne potete vedere una pagina, sono pagine e pagine di manoscritti, dove vi dice papiro numero 1, secolo III, Università di Pennsylvania, dove il papiro è stato custodito, e poi dice il contenuto. Ecco, in questo caso questo papiro c'ha Matteo 1:1-9, versetto 12 e 14:20, c'è solo questo, però è un frammento che è stato ritrovato, quindi probabilmente era presente, è andato perduto tutto il manoscritto. Ecco, per finire si deve dire che, per quanto riguarda la spiegazione del passo giornaliero, noi usiamo da sempre
il metodo di spiegare la Bibbia con la Bibbia. Ecco, prima si fa un lavoro biblico, vedete che qua nella pagina io ho scritto sfondo biblico, ecco, per l'introduzione non ce ne sarebbe bisogno, però ci sarà una pagina di sfondo biblico che io metterò in schermata e che mi aiuterà a spiegare il Vangelo del giorno. Ecco, dopo aver fatto questo lavoro, ecco, di cercare le risposte del Vangelo all'interno della Bibbia, dopo si può guardare anche un commento. Io prendo in considerazione un commento moderno e uno antico. Quello antico è San Giovanni Crisostomo, che era un padre della Chiesa. Ecco. E speriamo nell'impresa, perché non sarà facile, ecco, la spiegazione del Vangelo non è sempre facile, però cercheremo di fare un buon lavoro e di poter dare un buon contributo a chi vorrà iniziare questa lettura continua del Vangelo di Matteo.